Ora il consueto collegamento con la nostra redazione social 25 anni fa. Intanto saluto subito Luca Pompei. Buon pomeriggio, Luca. Dicevo, 25 anni fa a Pescara, durante uno scontro a fuoco, veniva ucciso il maresciallo dei carabinieri Marino Di Resta. Tra l'altro, se non ricordo male, poi sarai più preciso tu, Luca, il suo assassino verrà scarcerato tra qualche anno e oggi pomeriggio ci sarà una tenera commemorazione. Luca, buon pomeriggio di nuovo. Sì, buon pomeriggio a te Paolo Durante, buon pomeriggio anche a tutti gli amici telespettatori. Beh, noi della redazione social abbiamo voluto ricordare esattamente oggi Marino Di Resta. Siamo stati in via Monte Bertone a Pescara, dove appunto esattamente 25 anni fa Marino Di Resta e i suoi colleghi Giorgio Corvaglia e Annibale Dilizio arrivarono a individuare il covo dove si erano rifugiati i rapinatori che qualche giorno prima avevano derubato un rappresentante di gioielli all'uscita dell'autostrada A14 a Francavilla. Avevano derubato dei preziosi per un valore di 200 milioni delle vecchie lire. Di resto i suoi colleghi individuarono il covo in via Monte Bertone, in zona Pescara Colli. Furono sorpresi da un conflitto a fuoco avviato proprio dagli stessi rapinatori. Marino Di Resta rimase ucciso a causa delle gravi ferite riportate all'addome, alle gambe e al braccio. Fu trasportato d'urgenza in ospedale, qui un disperato intervento chirurgico, al quale tra l'altro prese parte anche la moglie medico, ma per Marino Di Resta non ci fu nulla da fare. Anche Giorgio Corvaglia, l'altro carabiniere intervenuto, rimase ferito a una spalla. In quella circostanza venne arrestato un uomo e venne recuperato parte della re furtiva. Poi da una serie di indagini furono individuati i componenti di quella banda, in particolare il capo di quella banda, Carmine Marolda Lucano, e poi altri due componenti, Antonio Scelsi e Gianfranco Sgaramella di Cerignola, ma soprattutto fu arrestato il suo assassino, che era Nicola Cassano di Melfi, all'epoca 46enne. Ebbene, Nicola Cassano nel 2013 si è reso protagonista di una spettacolare evasione, Paolo, dal carcere di Porto Azzurro a Livorno, ma venne beccato un anno dopo, nel novembre del 2014, in un ristorante a Forlì e ricondotto in carcere. Ebbene, come dicevi giustamente tu, vista la condanna di 30 anni, condanna sentenziata in appello rispetto all'ergastolo in primo grado, ebbene, alla luce di questa condanna potrebbe uscire tra brevissimo Nicola Cassano. Su Marino Di Resta resta, scusate il gioco di parole, un grande ricordo e commosso ricordo da parte di tutti. Pensate che a Pescara ci sono molte piazze, vie e anche una scuola intitolata al suo nome. Come avete letto anche nel sito, oggi pomeriggio ci sarà una commemorazione alle 17 e una messa solenne alle 19. Abbiamo voluto ricordare questo episodio, Paolo, esattamente 25 anni di distanza da quel terribile fatto, perché fu un fatto di cronaca che sconvolse una città tranquilla come Pescara, che non era assolutamente abituata a episodi così gravi. Ci sembrava giusto anche per la memoria del maresciallo dei carabinieri Marino Di Resta. A te, Paolo.